Ciao a tutti ragazzi, io sono Pietro e bentornati in questo nuovo video. Quest'oggi voglio rispondere a una semplice domanda. I LED per auto come questi scaldano? E se sì, quanto? Molto spesso nei video si vede registrare la temperatura di questi LED lasciati così all'esterno. Il problema è che molto spesso si fa la domanda: ma all'interno del faro, all'interno del faro, una lampadina del genere scalderà tanto? Si rovinano le plastiche? Succede qualcosa? Si danneggia? Oggi cercherò di rispondere a questo quesito. Ho preparato questa lampadina di test. Questa è una lampada della Coioso che ho montato come abbagliante, che monterò come abbagliante sulla Polo 6C. E come vedete ho fissato una termocoppia qui, per essere più precisi, in questa zona, quindi una delle zone più calde, quella più vicine al centro del nostro LED, quindi dove si ha il punto di calore maggiore, diciamo che in realtà sarebbe proprio qui sul chip, però nella parte del dissipatore, diciamo, questa è la parte più calda. Ho fissato una termocoppia che andrò a leggere tramite questo multimetro. Attualmente segna 25 gradi, la temperatura ambiente è circa 24 gradi in questo momento, vedete 24-25. Andrò a alimentare la lampada con questa batteria al litio da 14 volt. Ma per simulare l'interno di un faro, cosa farò? Semplicemente prenderò la scatola originale del faro, metterò il faro al suo interno. Vediamo un po' in questo modo, di modo che comunque il LED non tocchi nessuna parte, e andrò a rimettere dentro la sua scatola. Ok? Quindi sostanzialmente facendo attenzione in questo modo. E andrò a richiuderla ovviamente. Ok. Questa scatola ovviamente è isolata e così facendo si simula l'interno del nostro faro. Andiamo quindi ad accendere la lampada, voi non lo sentite, ma la ventola è partita, vedete qua che si vede comunque la luce. Questo è l'unico spiraglio d'aria che è veramente minimo. Siamo a 25 gradi. Adesso faccio partire anche un timer, di modo che possiate vedere effettivamente quanto tempo passa. Ok, un cronometro. Faccio partire il timelapse e vediamo la temperatura a che livelli arriva. Perfetto, siamo a circa 13 minuti e si è plafonato intorno ai 70, 72, 74. Adesso magari si sta anche un po' scaricando la batteria, quindi può essere che ha una tensione leggermente minore, quindi un po' meno di calore. Comunque abbiamo visto che dopo circa un quarto d'ora, 10 minuti di utilizzo all'interno di un faro, raggiungiamo una temperatura di circa 73-74 gradi. Nel punto abbiamo detto questo qui. Vuol dire che idealmente sul dissipatore qui esterno sì, potremmo avere circa una settantina di gradi, mentre il driver, come vedete, sì, è caldo, ma se lo posso tenere in mano così senza problemi è appena appena tiepido, non saranno neanche 40 gradi. Adesso tiro fuori il faro, eccolo qui. In questo momento siamo ancora a 70 gradi, quindi comunque è caldo. Il dissipatore sì, lo posso toccare, ma scotta comunque. L'interno della scatola è comunque abbastanza calda, però abbiamo visto che comunque dopo circa 10-15 minuti di utilizzo si plafona intorno ai 70 gradi, che è una temperatura che va assolutamente bene per l'interno del faro della nostra macchina. Considerate che le lampade alogene a incandescenza superano di gran lunga i 500 gradi. Questa lampada comunque rimane sotto i 70 in ambiente chiuso. Idealmente all'interno di un motore ci sarà anche tutto il calore proveniente dal motore che andrà a scaldare l'interno del faro, quindi diciamo che potremmo raggiungere a dir tanto gli 80 gradi alla fine, che comunque è una temperatura che va benissimo per questo tipo di lampade. Il cavo non ne risente, anzi è freddo, praticamente lo posso toccare senza problemi. La lampada adesso inizia a raffreddarsi, vedete quasi riesco a toccarla, siamo a 60 gradi, il driver qui ormai è già freddo, è già tornato a temperatura ambiente. Vero è che il driver in questo test era esterno alla scatola, quindi diciamo che mettendolo interno potrebbe raggiungere i 50 gradi, esagerando, perché comunque adesso vedete il faro è a 60 gradi ma ancora non riesco a toccarlo, mentre il driver lo posso benissimo toccare anche quando
avevo appena finito il test, quindi il driver sarà rimasto a meno di 30 gradi, mettendolo dentro nel faro raggiunge neanche 50 probabilmente, senza troppi problemi. Vedete, adesso qui mi segna 57, ma ancora non riesco a toccare il faro senza scottarmi. Andiamo anche a liberare la sonda, così che anche voi possiate vedere effettivamente dove l'ho montata. Eccola qua, vedete, era montata proprio qui. Vado a togliere ed ecco che il nostro faro è completamente libero. Adesso qui ovviamente l'ho sporcato un po' di colla, andrò a pulirlo, non è un grosso problema. E niente, quindi il video si conclude qui, il test si conclude qui. Io spero di esservi stato utile. Se è così, lasciate like, iscrivetevi al canale, commentate e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!